Dai, facciamo bene. Mi concentri, vai. Nome: Marco Esposito. Età: 28 anni. Titolo di studio: ingegnere gestionale. Cosa fai in BNL? Io sono analista funzionale nell'ambito della direzione IT. E quindi? E quindi l'analista funzionale è colui che, partendo dai requisiti utente, approccia l'analisi delle funzionalità che devono essere realizzate all'interno di un'applicazione al fine di soddisfare le richieste del cliente. In generale è comunque un lavoro divertente e frenetico, ma che comunque alla fine dà tante soddisfazioni. Hai delle passioni? La mia passione più grande è la pallacanestro, pratico sport da quando ho 6 anni e continuo a giocare a pallacanestro ancora oggi che lavoro. Poi ovviamente mi piace il cinema, il teatro e viaggiare. Ultimo libro letto? Le metamorfosi di Kafka. Cosa fai la mattina appena sveglio? La mattina appena sveglio imprego, fondamentalmente, e poi faccio una doccia, così mi sveglio, mi vesto e vado a lavoro. Perché una persona dovrebbe voler lavorare nella direzione IT? Perché è una direzione che ti consente di approcciare sia tematiche più tecniche e funzionali, sia sviluppare forti competenze di business. E poi, in particolare in BNL, la direzione IT è sicuramente un ambiente sereno che ti consente di avere tante soddisfazioni e che ti consente anche di migliorarti dal punto di vista umano su quello professionale. Come è stato il tuo recruiting day? Il mio recruiting day è stato fatto quando ancora frequentavo la specialistica, quindi all'inizio l'ho preso un po' come un gioco, però man mano che proseguiva la giornata di selezione capivo che comunque stava aumentando in me l'interesse ad entrare a far parte di questo ambiente. Sei più nerd o più geek? Sono assolutamente più geek, ma mi avete fatto andare su Wikipedia per capire cosa volesse dire geek. Qual è stata la tua reazione quando hai ricevuto la lettera di impegno? È stata una reazione un po' mista. Da un lato c'era un grosso entusiasmo di iniziare, da un'altra parte la consapevolezza che comunque tutto quello che stavo lasciando nella mia città era per me importante, quindi la voglia di conciliare entrambe le cose, quindi la nuova vita e le vecchie passioni. Cosa consigli ai ragazzi che parteciperanno all'evento? Assolutamente di godersi la giornata, perché sarà una giornata divertentissima e qualsiasi sarà l'esito della giornata sarà sicuramente un evento per loro molto formativo. Quindi bocca al lupo a tutti.